E sono arrivato alla svolta artistica del 90, quando sono entrato a fianco di Raul Casadei. Per 10 anni sono stato a fianco di Raul, ho scritto tutte le canzoni, firmato le canzoni di quei 10 anni, tutta la discografia di quegli anni che tu conosci bene, insomma, da Buone Notizie fino ad arrivare alle canzoni della la canzone del mare, insomma, fino ad arrivare agli anni 2000. E con Raul ho vestito tutti gli incarichi aziendali e artistici di questa famiglia, quindi aziendali intesi per l'amore di Dio, quelli legati all'orchestra Casadei, quelli ero presidente della cooperativa per quegli anni lì, voleva dire ereditare la carica dei grandi responsabili degli anni precedenti, quindi da Ivan Novaga quando c'era Secondo Casadei a Enrico Muccioli che era prima di me, e io quindi sono entrato presidente della cooperativa. Poi ho aperto un'agenzia, tu queste cose poi le sai perché facevi parte anche di questo team di lavoro, quindi non può far altro che ribadire la verità di quello che ti dico, perché non ti racconto delle cose non vere. Quindi avevo l'agenzia, l'avevamo chiamata La Rossa perché ero tifoso della Ferrari, sono tifoso della Ferrari, la canzone scritta per la Ferrari. Ma infatti io ho un sacco di domande da farti. Finisco la cosa, finisco questa piccola questa presentazione generale. Quindi discografia, agenzia e braccio destro di Raul significava grandi passeggiate in spiaggia, racconti, perché io lo sostituivo sul palco, non faceva le serate Raul, e quindi andando sul palco dovevo essere quello che raccontava la sua storia. E quindi insomma avevo il microfono, mi diceva sempre Raul, tu quando sei in un locale o in una piazza hai il microfono, quindi c'hai il potere di raccontare, quello che dici viene ascoltato. Sappi questo, e quindi sei tu che decidi il tuo successo e le tue cose, diciamo. Guarda che è una cosa che sottolinea spesso Raul, io ho avuto modo di intervistarlo partendo appunto con questa rubrica, ed effettivamente la cosa che dice, sottolinea sempre la comunicazione è la cosa fondamentale. Poi voi siete fortunati perché dal palco potete trasmettere a tanti. Vero. Sì, è vero, io c'ero in quei momenti, sono stati degli anni bellissimi, però io ti devo chiedere uno, chi ti ha dato questo nome, Moreno il Biondo? Perché tu sei conosciuto non come Moreno Conficconi, ma come Moreno il Biondo. E andiamo subito al finale, non sono biondo, quindi il problema è sempre stato quello. Potremmo dire castano, ma però insomma non biondo. In ogni caso entro a far parte dell'Orchestra Casadei nel 90 e sostituisco Renzo il Rosso. È vero. Prendo il posto di Renzo il Rosso, salgo sul palco il 1° maggio a Forlì, Moreno Conficconi, terremoto. Lo slogan, c'ho ancora l'articolo, lo slogan era questo qui, perché io sono il nipote, cioè è Franco Bergamini che soprannominato Terremoto, il clarinettista che suonava con Secondo Casadei, e mio zio, e quindi ho anche questa, come dire, questa... Sì, eredità proprio sullo strumento, amatissimo dai romagnoli questa cosa, perché io suonando il clarinetto in do ho avuto anche questa fortuna di essere vicino al romagnolo che amava il liscio, perché suonavo con Bergamini, ero suo nipote e suonavo il clarinetto in do. Terremoto, io sono entrato con l'orchestra Casadei perché Franco si chiama Terremoto, si chiamava, e quindi arriva il terremoto, sottinteso anche che sostituivo Renzo il Rosso, quindi un terremoto, perché andava via Renzo il Rosso, la Luana Babini, io entravo e diventavo l'uomo di Raul, un ragazzino perché avevo 33 anni, mi sembra 32-33 anni, dentro un organico storico con Muccioli, Sauro Lagrinta, Enzo Dasmara, Robertino, Mauro Ferrara, insomma un ragazzino messo in mezzo al palco a guidare quel nome, Raul, diciamo lì è veramente avuto un grande coraggio, però è stata anche la sua e la mia fortuna, perché ha sempre difeso la mia posizione, cioè io ero il suo uomo, ma lui legittimava veramente questa posizione. Dava la possibilità. Sì, quindi col mio carattere ha capito che potevo gestire quella situazione. Però Moreno il Biondo perché? Renzo il Rosso era prima di me. Raul mi dice, ma scusa, arriva Moreno il Biondo. E io a Raul gli dico, ma non è che sono biondo biondo. Sì, ma la gente se gli dici che sei Moreno il Biondo ti vede biondo.
siamo andati avanti per qualche mese con sta cosa. Ma veramente nessuno mi diceva niente. Io dicevo Moreno il biondo, ma nessuno mi diceva ma te non sei biondo. No, Moreno il biondo, buono a lei, funziona. Però piano piano, colpi di sole, qualche tinta. E insomma adesso, vabbè, adesso mi ritrovo dopo anni e anni a usare veramente tinte a tutta legna. Quindi abbiamo Moreno il biondo. Adesso in organico c'è Fiorenzo Tassinari che è il grigio perla. Dai, lo chiamiamo il grigio perla. Sì. Lui mi dice la battuta: allora il grigio perla tu sei biondo pirla, perché io lo prendo sempre in giro. E allora abbiamo coniato, ne mancava uno che è Mauro Ferrara, e l'abbiamo chiamato il nero seppia, perché così siamo tutti a posto. A noi piace scherzare. Mauro. Torna seria, vai. Sono tremendi sul palco, è vero?